La commedia, come si intitolava prima che Boccaccio la definisse divina, intraprese il suo straordinario viaggio per il mondo partendo da Foligno. Fu infatti qui, nella felice temperie culturale instaurata dalla dinastia dei Trinci, che nel 1472, nel quarto mese a D5-6, questa opera gentile impressa fue. Io, maestro Ioanni Numaister, opera Dei, alla decta impressione et meco fue e il fulginato evangelista mei. L'Editio Princeps, la primissima edizione a stampa dell'opera di Dante Alighieri, porta la data 11 aprile 1472. Registi dell'impresa, su sollecitazione del folignate Emiliano Pier Matteo degli Orfini, medagliere e poi zecchiere pontificio, Johann Numaister, originario di Magonza e allievo di Gutenberg, inventore nel 1454 della stampa a caratteri mobili ed evangelista Angelini, mercante della vicina Trevi. Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo e ora ha giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Purgatorio, undicesimo canto. Molti sono i ritratti di Dante che la pittura ci ha tramandato. Il più antico, attribuito a Giotto, è l'affresco nel Palazzo del Bargello, nella Cappella della Maddalena, a Firenze. Sono le terzine dantesche che nel corso dei secoli, con continuità, hanno fornito l'ispirazione agli artisti per la rivisitazione della commedia. Da Boccaccio a Luzzi, dall'Orcagna a Giotto, Botticelli, fino a Delacroix, Blake, Doré e ai più vicini Dalì o Manzù. Anche i nostri contemporanei, Omar Galliani, Bruno Ceccobelli, Mimmo Paladino, ne attingono a piene mani. La commedia non ha mai smesso di avvincere, di affascinare col suo torvo richiamo agli inferi o il suo sguardo rivolto alla luce celeste. E non ha mai smesso di ispirare grandi artisti. Il suo mito giunge così fino al contemporaneo, declinato secondo linguaggi diversi, dall'affresco alla grafica, dalla pittura al mosaico, in una dimensione totalizzante, in dialogo con il cinema, il musical, la danza, il teatro di ricerca, fino alla più infernale musica rock, come le note graffianti degli Slayer o dei Sepultura. Anche le immagini veicolate dai media oggi non potrebbero avere lo stesso sapore se l'Alighieri non avesse concepito il suo capolavoro.